Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, lo recupero dalla scrivania perché oggi vi parlo di lui ragazzi, il Ninebot One S2, il monoruota che sto utilizzando da circa 6 mesi, che mi ha accompagnato per oltre 500 km e quindi sì, è arrivato il momento di farne una chiacchierata assieme e risponderò alle domande classiche che molti si fanno, ovvero è difficile imparare, vale la pena pensare a lui piuttosto che a un monopattino comunissimo? Ragazzi, beh, risponderò a tutto questo. Come vi ho detto nella recensione, questa sarà proprio una chiacchierata che faremo assieme e vi racconterò come è andata con lui negli ultimi 6 mesi, cercando però comunque di non trascurare poi gli aspetti tecnici, perché sono comunque fondamentali per decidere se acquistarlo o meno. Ecco, proprio riguardo all'acquisto c'è un aspetto e un discorso molto interessante da fare, perché lui, se volete comprarlo nuovo, beh, non costa proprio poco, perché di listino parliamo di 550 euro e non è che si trovino quali offerte. E a proposito di offerte, sapete che se volete trovarle dovete collegarvi al canale Telegram di Litech. Quindi mi raccomando, non dimenticatevi, qua sotto vi lascio il link. Però lui è interessante perché? Perché si trovano un sacco di usati a prezzi super super interessanti, tra i 220 e i 260 euro. Io per esempio, lei questa monoruota l'ha comprata a 250 euro e non aveva nemmeno 80 km. Ecco, però scordatevi di trovarla senza strisci, senza graffi, senza botte, senza, diciamo, imperfezioni estetiche, e questo perché le persone la vendono a quei pochi chilometri, perché essenzialmente non riescono ad andarci. Ecco, questo è il motivo principale. Quando dico imparare intendo proprio salire e riuscire a stare in piedi, ecco, riuscire a fare un metro. Questo perché ci sente insicuri, si prova 2 o 3 volte, non si riesce, magari si cade, si rovinano le plastiche e quindi la si mette in vendita. La si considera quindi pericolosa, poco sicura, ecco, tutte queste cose. Però non c'è nulla di più falso, perché non è così, lei non è che sia insicura, ma richiede che la si impari ad utilizzarla. Ecco, proprio a questo riguardo ci vogliono un paio di settimane. La cosa migliore, diciamo, vi svelo un paio di segreti, è trovarsi un corridoio, ovvero una strada di un paio di metri di larghezza con delle parti a destra e a sinistra in cui appoggiarsi. Io ho trovato per esempio il mio habitat naturale nell'androne del mio palazzo. Seconda cosa, ragazzi, imparare a salire. Ecco, qui ci vuole un concetto base. Quando vi appoggiate su una pedalina, ovviamente lei tende a capovolgersi. Dovete quindi contrastare questo effetto e ci sono 2 modi per farlo. Il primo è inclinandola nel verso opposto e il secondo è appoggiando la tibia e spingendo proprio sul monoruota per cercare di bloccarla. Ecco, tenete conto di queste 2 cose, il gioco è fatto. Credetemi, l'aspetto di salire e riuscire a stare in piedi su di lei è la cosa più complicata in assoluto. Riusciti a superare questa cosa, che ci vogliono comunque circa 2 settimane di pratica, prendendosi quei 10 minuti, un quarto d'ora ogni giorno, il gioco è veramente fatto. E poi c'è un terzo, tra virgolette, segreto. Più tranquilli siete, tenendo le gambe rilassate, le ginocchia leggermente piegate, più tutto diventa più semplice. Quindi un consiglio spassionato, fate come me, dotatevi di caschetto, di ginocchiere, di polsiere, qua sotto magari vi lascio il link, si comprano a 10-15 euro da Amazon e sono cose fondamentali che si mettono non tanto per non farsi male, per carità se capita vi proteggono, quanto più per sentirsi sicuri quando si è sopra, che anche se si cade non ci si distrugge. Ecco, detto queste però, che sono diciamo dei suggerimenti che vi do io sui monoruote in generale, adesso andiamo a concentrarci un pochino di più sul prodotto, su questo Ninebot One S2. Allora, dicevo che è impossibile trovarlo in buone condizioni. Come vi dicevo, il mio aveva 80 km, aveva graffi e strisci, ma poco male. Io ne ho aggiunti altri alla fine, però guardate, le plastiche sono comunque in buone condizioni, non si sono rotte, non ci sono
cose penzolanti, non ci sono buchi. Ecco, questa è la cosa più importante. E poi se volete abbellirlo, comunque ci sono degli stickers o altro. Ma da cosa è composta poi alla fine un monoruota? Da cosa è fatto? Beh, essenzialmente è un oggetto semplice, se vogliamo. Ha una maniglia nella parte superiore con inciso il logo, su un lato abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento, sull'altro il, diciamo, il vano per la ricarica protetto da una gomma per garantire questo l'IP54, e poi ci sono due pedaline che si piegano e si possono richiudere. Ecco, questi io sinceramente le avrei preferite le un pochino più grande. Per esempio io ho un 44, diciamo, di scarpe, e per me va bene, però per chi ha le prime armi riuscire a centrarsi può essere una zona un po' difficile. Ovviamente abbiamo la zona centrale dove ci sono delle zigrinature per offrire un maggiore grip. Ecco, queste diciamo che hanno un problema, queste pedaline su questo modello, ovvero che sono basse. Il fatto che siano basse può dire qualcosa a niente, soprattutto ai principianti, può non fare assolutamente la differenza, però ecco, dopo qualche mese, quando riuscite a imparare a fare le curve un pochino più strette, potreste toccare le pedaline, niente di grave, nessun problema, però ecco, le andrete a rischiare, a raschiare. Vabbè, questi sono, dicevo, comunque dettagli, veramente dettagli, perché non sono cose che uno nota quando impara, e sinceramente non fanno nemmeno la differenza quando lo si utilizza in contesti normali, di più nei trick, ecco, ma di questo parleremo tra poco. Comunque, come funziona lei? Beh, essenzialmente il sistema è molto semplice, l'accendete, ci salite su, e una volta che siete in piedi, il bilanciamento avviene in automatico. Per questo vi dicevo che è difficile salire, perché fatto questo vi basterà inclinarvi leggermente in avanti per accelerare e indietro per frenare. È il movimento più classico del mondo, quello che fate quando camminate, quando d'improvviso spaventati vi tirate indietro, ecco, tutto questo è il classico. E poi lei, come vi dicevo, è autobilanciante, quindi riuscite ad andare per esempio a 5-6 km orari senza cadere, comunque stando al sicuro con lei. Quali sono però le specifiche? Alla fine di lei, velocità massima, chilometri che riuscite a percorrere. Beh, la velocità massima di scheda tecnica sono 24 km orari. Effettivamente lei però inizia a bippare e a tirarvi indietro, quindi ad alzare le pedaline, a bilanciarvi all'indietro quando superate i 22-23 km orari. Tenete presente comunque che in base alle normative vigenti la velocità massima sarebbero 6 km orari per lei e 20 km orari per i mezzi elettrici in generale. Comunque, nonostante questo, riuscite a superare pendenze da 15 gradi e ve lo posso assicurare, anche su salite belle toste con lei si riesce ad andare su. D'altro canto il motore è da 500 watt. Autonomia, poiché da scheda tecnica sono 30 km, ma ecco, qua nelle situazioni reali ci aggiriamo a circa 18-20 km orari se non andate sempre a balla. Il caricatore presente è delle dimensioni abbastanza classiche, sono 120 watt, carica le due batterie che sono da circa 6.000, quasi 6.000 mAh in 3 ore. Ecco, questo per esempio è un dettaglio però interessante, perché vi ho detto le due batterie. Infatti il monoruota è composto da due pacchi batteria, uno su un fianco e uno sull'altro, che questo, oltre a favorire, diciamo, il naturale bilanciamento dell'oggetto, vi permette anche un po' più di sicurezza. Infatti non rischierete mai praticamente di trovarvi senza una batteria, perché magari andate in cortocircuito qualcosa o si è rovinata, perché anche quando una delle due si rovina l'altra rimane sempre in funzione e vi permette di andare avanti. Tra l'altro hanno un sistema specifico di protezione che non fa mai male. Naturalmente poi sui fianchi, tutto bello attorno, ci sono le belle lucette che non solo vi fanno vedere ma sono anche proprio belle da vedere. I LED naturalmente sono impostabili da applicazione. Ecco, l'applicazione è un altro aspetto interessante, perché è fatta stra bene. Scaricandoli infatti potete vedere i chilometri in totale che avete percorso, la percentuale della batteria residua, eventualmente potete andare a switchare e bloccare il monoruota in modo che, anche se ve l'hanno rubato, insomma, qualcuno non ve lo usi senza che vogliate. E poi potete gestire per esempio le modalità, potete selezionare sport, che quindi andrà al massimo, oppure sicurezza, che ve lo bloccherà a 7 km orari, oppure new rider, che ve lo blocca a 12. Come vi dicevo, possiamo scegliere anche gli effetti di illuminazione, alcuni sono davvero molto carini secondo me. Così come potete poi andare a aggiornare il firmware, o cliccando sulla parte centrale potete anche accedere alla modalità cruscotto, per carità più utile nei monopattini che non nei monoruota, però qui potete avere una visione chiara della velocità, della percentuale delle due batterie, del tempo di percorrenza, dei chilometri e della temperatura del veicolo. Insomma, proprio tutte le info più importanti, più necessarie, ma in definitiva
È più utile lei? È più utile un monopattino? Cos'è meglio? Cos'è peggio? Beh, di questo vi rispondo tutto nella mia opinione, naturalmente. Allora, come vi dicevo, è una mia opinione, non esiste quindi una verità assoluta. Io vi dico semplicemente quello che ho pensato e quello che ho provato nell'arco degli ultimi 6 mesi utilizzandola. Allora ragazzi, volevo io qualcosa di piccolo e maneggevole. Un monopattino per me era qualcosa di invece ingombrante. Ecco, lei pesa meno di 12 kg, per intenderci come una cassa da 6 bottiglie d'acqua da 1,5 litri. Ma soprattutto il fatto che sia piccola mi permette di entrare in un negozio, per esempio, mettermi tra le gambe, appoggiarlo su un fianco e fare tutto. Oppure appoggiarlo senza problemi tra i sedili della macchina. Insomma, lei la si porta e vi può seguire veramente ovunque. Un secondo aspetto è poi che non volevo un semplice mezzo di trasporto, ma volevo anche qualcosa che non mi annoiasse, qualcosa che non fosse come un monopattino che una volta che avete imparato ad andare vi trasporta solo da un punto A a un punto B. Volevo qualcosa di più e il monoruota ha risposto perfettamente a queste mie esigenze. Già, perché con un monopattino voi ci salite, come vi dicevo, e andate, finisce lì la passione. Qui invece avete la prima, la difficoltà di imparare a salire con un piede, e poi quando avrete imparato a salire con un piede, beh, ci sarà la seconda difficoltà di riuscire a essere bravi uguale con l'altro piede. E poi potete per esempio imparare ad andare con una gamba sola, potete imparare ad andare anche all'indietro, cosa molto difficile che io non sono in grado di fare. Insomma, questo è un mezzo che vi permette assolutamente di non annoiarvi mai, anche se riuscite ad andare da un punto A a un punto B in modo tutto sommato molto semplice. Una volta che avete imparato, poi ci sono tutta un'altra serie di cose che potete imparare a fare, e quindi è un mezzo che è in continua evoluzione per voi, e questo è un aspetto che mi è piaciuto e mi piace tuttora. E poi lui in realtà è anche più sicuro di un monopattino, avendo una ruota di grandi dimensioni, di oltre 350 mm. Sentite meno le buche, sentite meno il pavè. Per esempio Vicenza, la mia città, tutto il centro storico fatto così, e con lui non lo sento, riesco ad andare in giro tranquillamente. Riuscite a salire e scendere da gradini o salitine, dai marciapiedi, senza pensieri, senza rischiare di capottarvi. Addirittura, se c'è dello sterrato, potete comunque andare e divertirvi lo stesso, che poi non è solo questione di divertirsi, ma di farlo in sicurezza, con una grande ruota che non vi fa tremare, che non vi fa aver paura. Per carità, ragazzi, non sto dicendo che lei è perfetta, non sto dicendo che tutti adesso dovrebbero comprare un monoruota, perché, come vi dicevo, bisogna imparare ad utilizzarlo, però non è vero che non è sicura. Ecco, questo no. Una volta imparato a utilizzare, si riesce a fare veramente tutto con estrema sicurezza. E poi ecco, c'è un ultimo aspetto, come vi dicevo, però che non è perfetta, e riguarda il fatto che, per esempio, lei per gonfiarla richiede veramente passione. Ecco, questo mi sento di dirlo tra virgolette, perché la valvola è incastrata proprio nel telaio sotto, svitarla richiede pazienza. E ecco, mi raccomando, poi non perdete la prolunga, altrimenti diventa veramente impossibile caricarla. E poi ecco, pregate di non bucarla, a me è successo, e andare a cambiarla richiede veramente tanta pazienza, perché è difficile trovare ricambio. Io per esempio l'ho trovato solo su AliExpress, bisogna smontare tutte le plastiche, quindi insomma è tutto tranne che facile. Però ragazzi, lei è un monoruota base, per carità, perché alla fine i monoruota veri e propri degli appassionati costano di più, sono anche molto più grandi, ma per me ragazzi, per me questa monoruota qua è perfetta perché è leggera, perché in 12 kg ve la portate ovunque, e perché tutto sommato per una piccola città mi permette comunque di utilizzarla tranquillamente anche un paio di giorni senza doverla ricaricare, nonostante un'autonomia non assurda, nonostante fosse insomma quell'autonomia lì. E quindi ragazzi, che vi devo dire? Che sì, per me il monoruota ha assolutamente senso, anche One S2 ha assolutamente senso, soprattutto se preso insomma sfruttando quelle occasioni di chi non c'è riuscito ad andare. Questo è tutto quello che dovevo raccontarvi della mia esperienza, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, beh, lo sapete che potete aiutarmi con un like, con un commento qui sotto, e noi, beh, noi ci vediamo ad un prossimo contenuto. Un saluto da Daniele Pintus.